Le immagini ci portano a Kielce, in Polonia, dove si è svolta dal 13 al 18 settembre la 79esima edizione della 6 giorni internazionale di enduro, ovvero il campionato mondiale a squadre nazionali e di club. E purtroppo quella che doveva essere una festa per l'enduro mondiale si è ben presto trasformata in un dramma, per poi sfociare addirittura in tragedia, in quanto incidenti a ripetizione e ripetuti furti di motociclette, nonché anche aggressioni addirittura a piloti in gara per rapinargli la moto, non sono stati episodi sporadici, bensì portati a compimento con prepotenza dalla malavita locale, certa evidentemente dell'impunità da parte delle forze dell'ordine. Ma furti e rapine purtroppo non sono stati la cosa peggiore di questa 6 giorni. Ci sono stati anche degli incidenti mortali che hanno colpito un pilota tedesco, Enderlin, durante una gara. Purtroppo è caduto in un punto brutto e evidentemente non ben tracciato e purtroppo ha perso la vita prima di giungere all'ospedale. Poi ancora un meccanico olandese, Pruin, che seguiva il suo pilota, si è scontrato con una macchina con gente del pubblico che purtroppo non doveva trovarsi in quella zona. E queste cose hanno segnato profondamente questa 79esima 6 giorni di enduro, facendo passare in secondo piano i fatti sportivi. Ma è dei fatti sportivi che noi in questo servizio ci dobbiamo occupare. È un servizio che mandiamo in onda per rispetto ai piloti che hanno gareggiato, ma con un notevole disprezzo, e lo dico sinceramente, per gli organizzatori polacchi, artefici di una così degradante prestazione volta solo a fare cassa senza preoccuparsi minimamente della sicurezza dei piloti che hanno gareggiato, né tantomeno del fatto sportivo in se stesso, che è un fatto molto importante. Il meno che ci possa augurare è che gli organismi internazionali del motociclismo cancellino la Polonia dai calendari futuri dell'enduro. Ma vediamo le squadre: Roberto Bazzurri, Alessandro Botturi, Giovanni Sala, Alex Belometti, Mario Rinaldi e Alex Zanni. Questi sono i componenti della squadra maggiore in lotta per il trofeo mondiale, mentre la formazione junior è composta da Andrea Becconi, Alberto Rota, Simone Albergoni e Belotti. E siamo alla mattina di lunedì 13 settembre, prima giornata di questa 6 giorni, iniziata subito all'insegna della polvere. Polvere che ha iniziato ben presto ad alzarsi, vista la natura del terreno, e non poteva essere altrimenti. E sono 250 km di gara per le prime due giornate, quindi due giornate uguali tracciate nello stesso percorso. Ben presto la squadra finlandese si porta in testa la classifica provvisoria grazie alle belle prestazioni di Merriman, vincitore della classe 2 davanti a Salminen, e di Aro Samuli, dominatore della classe 3, seguito da Aola. Ma vanno bene anche i nostri del trofeo mondiale, pur senza avere uomini di punta, però possono contare su una squadra omogenea che ha dato subito i primi risultati, con Albergoni, per quanto riguarda il trofeo junior, secondo nella classe 1, mentre per quanto riguarda i senior, Rinaldi sesto e Belometti nono. Botturi soffre invece nella classe 2, dove chiude settimo il primo giorno. Bravo Alex Zanni, quinto nella classe 3. Il polacco Obluki vince nella classe 1, il pilota di casa. Finlandia quindi prima e Italia seconda, con 48 secondi di distacco al termine di questa prima giornata. Bene la squadra junior, che chiude in seconda piazza, trascinata dal secondo posto di Albergoni nella classe 1. E bravi anche i ragazzi del Club Azzurri, un club di squadre, con Tonelli, Belotti e Bernardi subito in testa in questa speciale graduatoria che vede in lizza i club privati. Complimenti. Sì, abbiamo battagliato tutto il giorno io e Bartosz Obluki. Purtroppo l'ultima speciale ero avanti io di 9 decimi e mi ha dato circa 3 secondi e quindi mi ha scavalcato in classifica. Però 2 secondi e 40 di stacco dopo una giornata possono essere buoni. Domani attacchiamo. Martedì 14, seconda giornata di gara, altri 250 km sullo stesso terreno. È imperativo il risultato di squadra per i nostri, guidati da Franco Gualdi per il trofeo mondiale e Johnny Fossati per il trofeo junior. La polvere limita le prestazioni dei piloti più veloci, che non riescono a superare i più lenti nel percorso in linea.
Salminen accusa grossi problemi tecnici, ma conclude comunque la giornata ed Albergoni vince nella classe 1 davanti al pilota di casa Oblochi, mentre gli altri azzurri sono quinti con Belometti e settimi con Bazzurri. Merriman continua a viaggiare forte, vincendo facilmente davanti a Salone nella classe 2, dove Alessandro Botturi ottiene un buon quinto posto. Nella classe 3, la maggiore, vinta da Rosamo Lizzani, chiude al settimo posto. Ebbene, ancora i ragazzi della Junior che devono vedersela con gli spagnoli Cervantes e Vilanova, due clienti scomodi. Comunque rimangono secondi, mentre i ragazzi del Club Azzurri continuano a mietere successi. Mentre non sono esaltanti le prestazioni di Bazzurri, nono, e Rinaldi, tredicesimo nella classe 1. Ma sono prestazioni che contribuiscono comunque al risultato della squadra. E siamo alla terza giornata, mercoledì 15 settembre, un mercoledì nero, 246 km con la pioggia che almeno abbassa la polvere, lasciando un terreno di gara in buone condizioni. Purtroppo i due incidenti mortali hanno segnato questa terza tappa, che i piloti hanno comunque voluto concludere mentre tutte le squadre della Germania hanno deciso di ritirarsi in segno di lutto per la morte del pilota tedesco Enderley. E passa in secondo piano il successo di Simone Albergoni, che si ripete nella classe 1 con Belometti in quinta posizione. Nella classe 2 c'è la vittoria di Salminen davanti a Merriman. Botturi è il migliore dei nostri con un ottavo posto, quattordicesimo è Giovanni Sala. Ottimo invece è il terzo posto ottenuto da Alex Zanni sul podio nella classe 3, vinta da Aro Samuli davanti all'inglese Knight. E con il ritiro di un pilota spagnolo, gli azzurri passano in testa nel trofeo junior, mentre rimangono sempre secondi con la squadra maggiore nel trofeo mondiale. Un Robby Bazzurri che oggi è un po' abbattuto perché qualche caduta ti ha condizionato il risultato. Diciamoli sì, ero partito per far bene e purtroppo una caduta, però succede. Secondo giro, la maledetta prova speciale numero 2. Sì, in un curvone ho preso qualcosa, mi ha scaraventato via la moto e poi si era infilato un bastone nel freno che non riuscivo a togliere. Senti, tu sei in stanza con Ale Belometti, lui invece va a fuoco, due bei quinti posti, è in forma, è partito col piede giusto questi 6 giorni. Lui è un campione che viene dal cross e si sta adattando bene all'enduro, e tutto di merito suo perché è bravo. E adesso andiamo a conoscere Ale Belometti che alla sua prima 6 giorni sta entusiasmando un po' tutti, o no Tonelli, cosa dici? Sta andando forte. Dice Tonelli che stai andando forte, ma soprattutto due bei quinti posti, questi 6 giorni ti sta dando parecchia soddisfazione, bello. Sì, gli ultimi 2 giorni qua sono andati bene, speriamo di continuare così, adesso sono quarto nella classifica individuale, però quello che conta è la squadra e ci stiamo difendendo bene. La Finlandia è forte, però in questi ultimi 3 giorni cercheremo di tenere duro e magari sa, magari ci può scappare anche qualcosa in più del secondo posto. Ale Zanni, oggi grande risultato, terzo alla terza giornata di gara nella 500, 4 tempi e soprattutto sei il miglior pilota in assoluta, una cosa che non succede da tempo. Grandissima giornata oggi e anche le altre giornate, comunque oggi è andata benissimo, terzo posto,
Lì a ruota, diciamo, ai mastini della Enduro 3, che sono dei giganti, e io mi trovo lì in mezzo a lottare con loro e sono contentissimo di come sta andando questi 6 giorni. E la gara prosegue, siamo alla quarta giornata, giovedì 16 settembre, e torna a splendere il sole dopo quel tragico mercoledì sullo stesso percorso di 246 km. Purtroppo Albergoni si deve ritirare per problemi meccanici alla sua Honda, che non ne vuole sapere di mettersi in moto alla mattina fuori dal parco chiuso, e sfuma così il sogno mondiale degli azzurrini al quarto giorno di gara, quando erano in testa. E con il ritiro di Albergoni, il polacco Obłocki non ha più avversari e vince nella classe 1. Bene Roberto Bazzurri, che con un ottimo quarto posto tiene alta la bandiera italiana in questa classe. Decimo è Belometti e sedicesimo è Mario Rinaldi. Nella classe 2 Merriman torna a vincere davanti a Salmine, mentre Alessandro Botturi ottiene un buon settimo posto. L'inglese David Nye vince ancora nella classe 3 davanti a Rossamoli, mentre Zanni è quinto. Ed è ancora una volta vittoria Dan Plain con il team del Motoclub Azzurri, con 4 vittorie su 4, mentre rimangono saldi in quinta posizione i giovani del team Italia A, e i compagni della formazione B si piazzano all'undicesimo posto. E l'Italia rimane ancora in seconda posizione, i finlandesi sono comunque distanti, difficilmente si può sperare in un sorpasso, a meno che non intervengano fatti straordinari. Una buona squadra la nostra, grazie anche alla presenza di piloti esperti come Giovanni Sala e Mario Rinaldi, ma di nuove leve come Alex Zanni, che finalmente può quest'anno dimostrare di essere all'altezza dell'incarico che gli è stato assegnato. Non puntano comunque al risultato individuale, ma bensì tutti quanti al risultato della squadra, che è un risultato molto importante. Ma purtroppo l'Italia nella quarta giornata deve dire addio per quanto riguarda il Vaso, gli Junior. E qui abbiamo Simone Albergoni, che purtroppo stamattina non è riuscito a far partire la tua moto, quindi sei passato dalle stelle alle stalle, anche se il buon umore non ci manca, però è stata difficile perché eri in testa, 2 vittorie, poi ieri è il tuo compleanno, oggi cosa è successo? Ma sicuramente difficile da digerire perché ero in testa alla classifica, le prove speciali mi piacevano e ero davvero in forma. Purtroppo la moto non è partita subito dallo start, da stamattina, e ho avuto un problema alle valvole e non si poteva risolvere, quindi ho dovuto dire addio a questi 6 giorni, mi dispiace davvero tanto, sarebbe stato un bel risultato, penso. E siamo alla quinta giornata di gara, venerdì 17 settembre. Ancora 250 km, ma con un percorso che riprende alcuni tratti delle precedenti giornate di gara. E il venerdì 17 porta purtroppo male ad Alessandro Botturi, che si fa male, prende una botta a un piede, ma stringendo i denti riesce a continuare a gareggiare per la giornata, chiudendo a fondo classifica, purtroppo limitato logicamente nelle prestazioni dai forti dolori. Botturi ricorre alle cure mediche e, stringendo i denti, come dicevamo, riesce a ripartire. Belometti però è terzo e Bazzurri è settimo nella classe 1, vinta dal polacco Obłocki. Merriman e Salminen dominano nella classe 2 con Bekoni ventesimo e migliore degli italiani. Aro vince nella classe 3 davanti a Cervantes, con Zanni solamente ottavo, ma comunque sempre tra i primi. L'Italia scivola purtroppo però al terzo posto. E a tenere alta la bandiera tricolore ci pensano per fortuna i ragazzi del Club Azzurri, con Belotti, Tonelli e Bernardi, che stanno andando molto forte, vincendo tutto. E una 6 giorni iniziata male non poteva concludersi che peggio, e la sesta giornata scoppia il caos più totale. Conclusa la parte del trasferimento e rimesse le moto al parco chiuso, i piloti si preparano alla prova di cross, che prende il via regolarmente. Ma ben presto però il campo di gara si trasforma in un girone dantesco, con la polvere che impedisce totalmente la visibilità. I piloti della prima batteria della classe 2 si rifiutano quindi di partire, e dopo innumerevoli tentativi e tentativi di ripresa della gara, sopralluoghi conciliaboli con la direzione, che non sa che decisioni prendere,
i piloti della classe 2 decidono definitivamente di abbandonare. È la volta della classe 3 e qui scoppia addirittura la rissa tra chi vuole gareggiare e chi non vuole, con scene veramente degradanti per questo sport. In tutto questo parapiglia viene comunque stilata una classifica finale che riporta al secondo posto, dopo la Finlandia che risulta vincitrice nel trofeo mondiale, la squadra azzurra. Obluki quindi vince la 6 giorni nella classe 1 con Belometti terzo, Merriman si impone nella classe 2 e nell'ipotetica graduatoria assoluta, mentre Arosabuli vince nella classe 3. I giovani del team Club Azzurri vincono nella classifica riservata alle squadre di club privati. E si conclude così in modo penoso una 6 giorni iniziata male, come dicevamo, e finita peggio. Ci consoliamo per questi buoni risultati dei nostri, sperando in un'ottantesima edizione, quella del 2005, che riporti serenità in questa gloriosa e stupenda competizione mondiale. Pur con magari qualche dubbio da parte di qualcuno, siamo riusciti a portare a casa un ottimo secondo posto. È ovvio che quando è saltato lo Junior eravamo al comando, probabilmente avremmo battagliato fino a oggi, e mi dispiace tantissimo per lo Junior, era veramente una squadra forte, però diciamo il risultato dell'Italia mi soddisfa pienamente. Una bella soddisfazione arriva tra i club. Beh, il club in questo momento, come è strutturata la regola in questo momento, significa che dietro ai 10 inseriti nella nazionale ci sono altri piloti che sono pronti a entrare in nazionale, per cui il risultato del club va visto come buon auspicio per il futuro, se non vogliamo fermarci a discutere il risultato del club, per cui torno a ripetere, il risultato più che positivo. E Alessandro Botturi ha stretto i denti, ha sofferto molto per quella botta al piede, ma è riuscito a completare questa 6 giorni, una 6 giorni disastrata, possiamo dirlo, e a portare il vessillo italiano al secondo posto, il massimo risultato che si poteva veramente aspirare contro lo strapotere dei finlandesi. Diciamo che sulla carta i più forti erano loro e si sono confermati i finlandesi, anche se diciamo un giorno siamo riusciti a stargli davanti, gli altri giorni abbiamo sempre insidiati. Sicuramente il secondo posto era il massimo che potevamo fare, ma sono convinto che i prossimi anni l'Italia sta ritornando forte, soprattutto con l'inserimento l'anno prossimo di Simone Albergoni, visto che quest'anno la 6 giorni la stava stradominando nella E1 e solo per una rottura non è riuscito a vincere. E sicuramente i prossimi anni ci faremo sentire sui finlandesi. Per me invece la 6 giorni è stata un po' strana, sono partito subito con un mal di polso, visto che nell'extreme di Lumezzane ero caduto, mi si era girato il polso il primo giorno e ho sofferto tutto il mese di agosto, poi c'è mancata la sfortuna che proprio nel provare la moto sono caduto e ho picchiato il polso. Ho fatto tutta la 6 giorni un po' disastrato, il quinto giorno purtroppo avevo davanti un avversario in trasferimento e mi facevo un po' polvere, non ho visto una pietra e l'ho presa di traverso, non sono neanche caduto e mi ha rotto il quinto metatarso, però avevo voluto finire la 6 giorni soprattutto per la squadra, visto che il secondo posto ci tenevamo tutti tantissimo a farlo e soprattutto l'ho finita per quello. Prossimi impegni nel mese di novembre, andrai in Spagna? Sì, diciamo che farò l'Indoor di Barcellona il 14 di novembre, ormai è una gara che sentiamo tutti, anche se è una gara a spettacolo, ma alla fine ci tengono tutti a far bene, soprattutto correre, l'anno scorso c'erano 11.000 persone e quest'anno ce ne aspettano di più, soprattutto verrà molta gente di Lumezzane, visto che si stanno organizzando a venirmi a vedere e a sostenermi, e ci penso di far di tutto. Il mese di novembre sarà molto impegnativo per me.